striscia positiva, sapevate probabilmente che era complicata, si aspettava uno stiamare diverso rispetto a quello che ha visto in campo, perché poi fondamentalmente di situazioni pericolose ne sono state create poco, cioè merito del Rieti o del merito dello stiamare? Merito gran parte del Rieti. Siamo entrati in campo non bene, forse abbiamo primo quarto d'ora fino al gol abbiamo subito un po' troppo, però va dato merito, insomma, che Rieti è una squadra tecnica, fisica, una squadra importante, nonostante tutto siamo rimasti in partita e abbiamo avuto anche un paio di occasioni, mi sembra, per andare in gol, anche se sicuramente nell'arco della partita il Rieti ha fatto di più, però noi siamo stati bravi a rimanere in partita. Poi dopo il 2-0, insomma, ha chiuso un po' la storia. Sì, no, stavo appuntando. Chiaramente, mister, c'è adesso c'è stato l'impegno della Coppa Italia, era una giornata fredda, un po' come la giustifica questa sconfitta? È solo una questione mentale, una questione fisica, la stanchezza appunto della Coppa? Questo volevo capire, come se l'è giustificata lei? C'era soprattutto il merito di Rieti, voglio dire. Poi noi avevamo qualche problemino dopo la partita, abbiamo avuto due, soprattutto a centrocampo, due under, tutti e due non disponibili. Uno per squalifica, uno per influenza, e quindi insomma perdere a Rieti ci sta. E, ripeto, l'unica cosa era forse i primi fino al gol, che siamo entrati in campo troppo timorosi, secondo me. Mister, comunque, diciamo, programmi in linea con quello che poi era l'obiettivo iniziale, quindi comunque lottare per un piazzamento playoff. L'obiettivo nostro è la salvezza, non sono i playoff. Poi dopo vediamo quello che succede, però l'obiettivo principale è la salvezza. Ci siamo ringiovaniti molto, oggi siamo usciti in campo con il 2001, quindi voglio dire... Però su un'interlagliatura importante comunque. Sì, ripeto, però l'obiettivo principale nostro è quello. Quello che viene dopo vediamo, pensiamo soprattutto a raggiungere la quota salvezza prima possibile e poi vediamo. Grazie mister, grazie.